Solamente applausi a Marotta, perché questo qui è veramente un acquisto della... Abbiamo preso Douglas Costa, per una miriade di giorni ci siamo posti il dubbio, ma è meglio Douglas Costa o Bernardeschi? Bernardeschi o Douglas Costa? Oggi è stato ufficializzato Douglas Costa, tra qualche giorno dovrebbe essere ufficializzato anche Bernardeschi. Stiamo a vedere. Comunque nel sondaggio che ho fatto, tra i due la maggior parte di voi avrebbe preferito vedere la Juventus Douglas Costa, e intanto Douglas Costa è arrivato, poi se arriverà anche Bernardeschi, tanto meglio. Si parla, perché al momento non c'è nulla di veramente ufficiale, o meglio, si riesce ad avere un'idea più chiara quando la Juventus direttamente scrive il prezzo, però al momento si parla, poi eventualmente scriverò come sempre nel primo commento qui sotto il reale importo del trasferimento, di 6 milioni di prestito più 40, non so se di obbligo o di diritto, però tale modi 40 di riscatto, e a meno che non faccia eternamente cagare a spruzzo, la cifra verrà versata comunque a prescindere dal diritto, dall'obbligo o di sta gran ceppa. È un giocatore che a me mi piace veramente... non si dice, è un giocatore che mi piace veramente molto, perché ha un ottimo dribbling, e infatti credo sia stato il giocatore con più dribbling riusciti nella scorsa Bundesliga. È vero che non si ammazza di gol, perché e nella stagione in cui ha fatto più gol ha fatto solamente 7 reti, quindi definirlo uno spaccaporte è una bestemmia clamorosa, però è comunque uno al servizio della squadra, è uno che ha tanta corsa, ha ottime giocate e l'ha fatto vedere anche contro di noi 2 stagioni fa, quando appena prendeva palla c'era un cerchio attorno a lui di 4 persone che non sempre riuscivano a togliergliela, tra l'altro, quindi sicuramente uno che con i piedi ci sa fare. E ho letto già che secondo alcuni è una pippa, perché quando qualche giorno fa ho ufficializzato l'acquisto, uno mi ha scritto è un cesso, ma fortunatamente il mercato non lo fa lui e quindi sto tranquillo. Magari qualcuno può discutere del prezzo, anche se onestamente col mercato attuale credo che 6 milioni più 40 non sia neanche una cifra così tanto eccessiva, perché quando vedi Morata 80, Lukaku a 90, Belotti c'ha una clausola di 100, cioè comunque per gli attaccanti la cifra più o meno è quella, quindi prendere un giocatore a 46 milioni in totale ovviamente credo che ci possa anche stare. E lo stesso discorso potrà eventualmente valere anche per Bernardeschi, perché è vero, in Europa ha dimostrato meno di Douglas Costa, però in compenso è di qualche anno più giovane, ha dei grandissimi margini di miglioramento, è italiano, che per la Juve questa cosa vale parecchio, e appunto col mercato attuale sono cifre normali, ecco, non dico basse perché non sono basse, però non sono neanche eccessivamente alte. E alla fine, ragazzi, c'è poco da dire, perché è un giocatore che bene o male conosciamo tutti, chi magari più grazie allo Shakhtar Donetsk, chi magari al Bayern Monaco grazie a qualche gol o soprattutto grazie alle 2 partite contro di noi. E il mio unico vero pensiero è che secondo me sarà il titolare. Poi certo, magari inizialmente partirà dalla panchina per adattarsi al meglio, come hanno fatto Dybala, Morata, Higuain. Magari inizialmente parti dalla panchina, fai qualche minuto a gara in corso, per poi piano piano prenderti il posto da titolare. Però onestamente, considerando che i titolari sono Mandzukic e Cuadrado, io non vedo Douglas Costa inferiore, e secondo me appunto diventerà il titolare della squadra. Non dico che gli altri due diventeranno degli scarti della società, per l'amor di Dio, però al momento io vedo Douglas Costa titolare. Poi ovvio, se farà schifo ci saranno comunque Cuadrado, Mandzukic in caso, poi dipenderà anche in che ruolo Allegri deciderà di metterlo, se a destra, se a sinistra, però appunto ribadisco, secondo me sarà il titolare. Fatemi sapere voi qui sotto con un commento che cosa ne pensate, sia di quest'ultimo fatto qui, ma soprattutto dell'acquisto in sé, se vi piace, se vi convince. Se la pensi come me ti invito a lasciare un mi piace, io ti mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!